Il governo ombra è tra l'altro un esperimento consolidato nella tradizione anglosassone come strumento di una opposizione che incalza il governo sui problemi che il governo propone al paese e anche anticipa e a sua volta propone esso stesso iniziative su questioni che sono all'ordine del giorno del Paese. Dunque, il governo ombra come idea a sostegno di una opposizione propositiva, che non significa fare sconti, anzi, significa essere estremamente rigorosi e determinati, ma nello stesso tempo anche proporre quali sono le soluzioni alternative che si prospettano al Paese. Lei faceva un esempio molto felice, quello del pacchetto sicurezza. Il tema della sicurezza è sicuramente uno dei temi cruciali di questo tempo, è sicuramente uno dei temi più sentiti dall'opinione pubblica e dal nostro Paese, è uno dei temi che probabilmente ha anche condizionato in maniera significativa il risultato elettorale. Noi abbiamo affrontato nella prima riunione del governo ombra una discussione e abbiamo individuato le linee guida di una nostra proposta sulla sicurezza, naturalmente riservandoci però di esprimere un'opinione su quelli che saranno i provvedimenti effettivi proposti dal governo del Paese. Noi riteniamo che il tema della sicurezza vada preso di petto con un'azione repressiva efficace che deve avere due ingredienti essenziali. Il primo è la certezza della pena. Non è possibile che chi va a delinquere poi è nelle condizioni immediate di poter essere restituito alla libertà quando l'azione delinquenziale è stata acclarata. L'altro elemento è, con riferimento soprattutto ai reati commessi dagli immigrati extracomunitari o comunitari, che si macchiano di reati, noi dobbiamo agire perché queste persone vengano espulse e possano non più tornare nel nostro paese. L'iniziativa che il governo ha preannunciato e rispetto alla quale io credo dovrà in qualche modo fare marcia indietro, perché oggi anche un autorevole esponente del centrodestra come Beppe Pisanu, esperto di questa materia, già ministro dell'Interno, in un precedente governo Berlusconi ha stigmatizzato, è un provvedimento che mette in discussione alcuni essenziali elementi di libertà e soprattutto mette in discussione alcuni accordi internazionali la cui violazione non solo non ci aiuta a combattere la delinquenza immigrata nel nostro paese, ma espone a dei problemi molto seri gli italiani presenti in quegli altri paesi. E quindi ora non possiamo esprimere dei giudizi preventivi perché questo provvedimento deve essere ancora presentato, ma i preannunci che sono stati ascoltati sono piuttosto preoccupanti e soprattutto non rispondono all'esigenza effettiva di garantire la massima sicurezza, di reprimere il crimine e di mantenere livelli di democrazia e di libertà che sono indispensabili in una società come quella italiana. Personalità cosiddette vicino all'onorevole D'Alema. L'onorevole D'Alema incarna un pensiero, un'idea, un modo di concepire il partito che io credo sia ampiamente condiviso nel Partito Democratico e tra i tanti rappresentanti che pur con una loro autonomia condividono questo pensiero, ci sono personalità presenti nel governo ombra, è inutile fare dei nomi perché diciamo, mi presterei ad una diciamo, interpretazione strumentale, però ci sono queste personalità e comunque sia il governo ombra nasce con il consenso convinto di tutto il Partito Democratico. Poi c'è stata questa scelta del coordinamento, su questa scelta del coordinamento c'è stata anche qui una sostanziale condivisione sulla opportunità di darci uno strumento di governo del partito più ristretto e più efficace e anche più autorevole. Poi naturalmente queste sono scelte che sono state adottate dal segretario
del partito e quindi giovedì avremo una direzione, ci spiegherà, ci illustrerà le ragioni che hanno ispirato questa scelta. Le persone che ci sono dentro sono persone di tutta fiducia. Quanto alla persona dell'onorevole D'Alema, onorevole D'Alema non mi pare che abbia manifestato l'intenzione di partecipare a nessuno di questi organismi. Comunque queste domande poi quando vi capiterà le rivolgerete a lui. Qui noi dobbiamo usare il nome e il cognome giusto per descrivere le situazioni. Il Partito Democratico è un grande partito, è un grande partito che tra l'altro raccoglie il consenso di oltre un terzo degli italiani, che raccoglie grandi storie politiche, grandi filoni culturali e anche sensibilità diverse. Io credo che le correnti, così come noi le abbiamo conosciute nella storia politica di questo Paese, soprattutto nella parte finale della cosiddetta stagione della Prima Repubblica, sono una manifestazione deleteria che non aiuta il dibattito democratico, che non fa crescere le formazioni politiche e che spesso sono state uno strumento che hanno reso asfittiche le forze politiche. Ma il pluralismo interno, la ricchezza di opinioni sono una risorsa, sono la forza del Partito Democratico. E allora, se nel Partito Democratico si manifesta una pluralità di orientamenti, di visioni, di intenzioni, e se cresce una discussione intensa da questo punto di vista, questo è un bene, ed è anche un bene che negli organismi che governano il partito queste sensibilità e questi orientamenti vengano in qualche modo rappresentati. Questo non significa organizzare il partito per correnti. Potrei dire con uno slogan: le correnti sono un male, il pluralismo è una ricchezza del Partito Democratico. Il riconoscimento del governo ombra dell'opposizione mi sembra un fatto, diciamo, ovvio. Il riconoscimento ce lo hanno dato gli elettori e sicuramente i toni utilizzati da Berlusconi sono toni misurati e per questo apprezzabili. Quanto al dialogo, il dialogo dovrebbe essere un ingrediente costante del confronto politico, non dovrebbe essere la notizia. Quello che io considero indispensabile, dunque, non è soltanto il dialogo e il confronto, ma che su alcune questioni, riforme costituzionali, riforma elettorale, questo confronto produca un accordo che va ben oltre i confini di una maggioranza, che coinvolge le forze larghe del Parlamento, un accordo che naturalmente si fa su contenuti condivisi. Quest'oggi Berlusconi ha fatto una enunciazione di titoli, adesso vedremo lo svolgimento di queste composizioni. In particolare sui temi delle riforme ha parlato di federalismo fiscale solidale. Vedremo cosa concretamente significa. Ha parlato di una nuova legge elettorale, vedremo quale idea di legge elettorale ci sarà. Su questo il confronto io credo che si debba sviluppare, che debba essere un confronto che mira a trovare una intesa e dunque un accordo. Vedremo, siamo alle enunciazioni, vedremo i fatti. C'è una differenza di fondo tra quella esperienza e questa. Quella esperienza fu effettivamente una forzatura in un sistema politico che aveva caratteristiche ben diverse da questa e da una idea di bipolarismo che era ben diversa da questa, ma soprattutto non c'era quel rapporto tra governo ombra, struttura del partito e rappresentanze parlamentari che noi aspiriamo a costruire con questa esperienza per dare un senso a questa esperienza del governo ombra. Allora ci fu un conflitto tra il governo ombra, il partito, i gruppi parlamentari, in uno scenario politico completamente diverso e l'esperimento fu fallimentare. La sinistra democratica non è una formazione politica, la sinistra democratica nasce da una scissione del Partito Democratico, era un gruppo parlamentare che adesso non c'è più e oggi è un gruppo di persone di tutto rispetto che si propone di riassumere una iniziativa ma senza alcuna caratteristica di soggetto politico. E dunque è un gruppo di persone alle quali è opportuno rivolgersi, ma noi dobbiamo guardare con attenzione
a quello che avviene nell'intero mondo alla nostra sinistra, dobbiamo seguire con attenzione questo dibattito che si sviluppa dentro Rifondazione Comunista, dove, facendo tesoro anche dell'esperienza fallimentare della cosiddetta sinistra arcobaleno, si è aperta una riflessione su come rilanciare un'iniziativa di una sinistra radicale. Dobbiamo seguire questo dibattito perché dall'esito di questo dibattito può emergere anche uno scenario politico nuovo e nuove possibilità di dialogo, di confronto e probabilmente anche di incontro.